Buongiorno, buongiorno brava gente, come state? E stamattina non stiamo fuori, non stiamo fuori. Intanto vorrei che ci accompagnasse, eccolo qua, lo sto mettendo, vediamo se riesco. Mentre ci introduce. Capelli bianchi alle tempie, Cherry Tocco Perfetto Ecco qua, Precision, eletto scusatemi, ma io prodotto non sono dell'anno. bravo. Eccoci qua, a parte la pubblicità. Eccoci qua. Buongiorno, brava gente, buongiorno. Ho messo questo canto prima di introdurci al Vangelo di oggi. Stiamo dentro. Dolce sentire la parola che accogliamo stamattina, la parola del Vangelo. Che è una parola che ci ricorda l'esperienza di Francesco, l'esperienza di Francesco d'Assisi. Il grazie di un lebbroso che va, ritorna da Gesù, il grazie di quel lebbroso che fu abbracciato da Francesco d'Assisi, il grazie di chi sa che Dio interviene nella propria vita, l'immensa vita di ciascuno di noi. E allora, mentre poi dopo vi dico perché sono in casa, è tutto tranquillo, è tutto tranquillo. Del suo immenso amore, dal Vangelo di Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversa la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andatevi a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificate. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati e va. La tua fede ti ha salvato. La sua fede che è dono di lui in ciascuno di noi. Allora intanto buona giornata, brava gente. Buona giornata ascoltando questa pagina che ci ricorda, non può non ricordarci, l'esperienza di Francesco d'Assisi. È un'esperienza che lo conduce come Gesù ad abbracciare i lebbrosi. Allora intanto un orizzonte. Poi vi dico perché sono qui, sono chiuso in camera, è tutto tranquillo. E perché oggi non siamo usciti, abituati a girare per Assisi, oggi no, oggi no. Allora, la pagina di Vangelo di oggi è straordinaria, è bellissima, perché ci offre la possibilità di guardare Gesù che sta andando verso Gerusalemme e per la terza volta lungo questo cammino. Gesù non solo dirà ai discepoli, farà la rivelazione che andrà a soffrire, ma qui invece, ci sono 3 volte nei Vangeli dove questo accade, qui invece per 3 volte Gesù oltrepassa i confini, cioè sta toccando i confini della Samaria. Pensate che la Samaria, i Samaritani, erano un gruppo di eretici praticamente, se così, un gruppo di impuri, e all'interno di questo gruppo di impuri, dei lebbrosi, uno di questi samaritano, ancora impuro, dove la concezione era senza la grazia di Dio, e Gesù interviene. E Gesù guarisce per la terza volta, è bellissimo, E sono belli anche i verbi, sono belli anche i verbi. Gesù che incontra, chi gli va incontro e viceversa, insomma, questo cammino è fatto di incontri. Dice così: si incontra 10 lebbrosi, si fermarono e prima ancora entrando in un villaggio, bellissimo. C'è Gesù che vuole entrare nella nostra vita,
Gesù che vuole incontrarci e Gesù che si vuole soffermare. E viceversa è anche l'atteggiamento di questi detti impuri. E penso che ci siamo anche noi in questi impuri. Quando il nostro sguardo non è bello, non è limpido sugli altri. Quando a volte ci sentiamo esclusi o ci escludono. Vedete, in un modo o nell'altro ci rientriamo anche noi. Allora vedete che cosa vediamo e cosa il Signore vuole fare con noi, perché poi è bellissimo questo. Potremmo commentare qui i verbi entrare in casa, incontrare, fermarsi. Sono verbi ricchi, 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 straordinariamente ricchi di umanità. Poi la cosa più importante è che Gesù si accorge di queste persone, E io ho trovato qui una frase bellissima di Seneca, ve la vorrei leggere, dice così, perché dice poi il modo di guardare di Gesù, non importa tanto quello che vediamo, importa piuttosto il modo con cui vediamo. E Gesù vede i colori di questa umanità, anche i colori sofferenti, a volte non è solo il rosso, il bianco, il giallo, i colori della festa, no? Il verde, il blu, no? Della serenità, ma anche i colori bui, il nero, il marrone, la fragilità, il lutto, il grigio, il viola. Vede anche questi colori Gesù. Cioè vede, legge nella nostra vita e ci aiuta a dire, viviamo anche noi questo sguardo. Non cosa vediamo, ma come vediamo la vita, come vediamo gli altri. E io penso che qui, a me mette in discussione a volte il modo di vedere, anche io a volte ho bisogno di togliere queste travicelle che abbiamo negli occhi che non ci permettono di guardare bene. Ah, se potessimo andare, stamattina ognuno di noi si è lavato, immagino, no? Il viso, e si è buttato quell'acqua fresca sul viso, E beh, è così, le parole del Vangelo sono quest'acqua fresca che permettono davvero di guardare, non cosa guardiamo, ma come guardiamo. Ce lo dice un filosofo Seneca, non cristiano. Credo che questo possa essere davvero una frase di un evangelista, di un apostolo, dopo essere stato con Gesù. Ma andiamo avanti. Questo è un aspetto. Poi Gesù non solo guarda, Gesù li guarisce. Li guarisce sulla fede, anche qui è bellissimo. Anche qui una cosa importantissima. Noi pensiamo molto l'importanza sulla guarigione. La desideriamo, tutti noi desiderano la guarigione. Chi di noi non desidera la guarigione? Quante persone desiderano essere guarite da questo Covid, da questi momenti? E Gesù a volte interviene, a volte aiutiamoci anche noi perché ci dobbiamo aiutare. È circolato questo video, dice poi non dire che è Gesù che ti ha messo, no? Mettiamo in atto la nostra responsabilità di atteggiamenti consapevoli. Ma l'importante non è solo essere guariti, ma essere salvati, anche qui. E vedete, di questi 10 che vengono guariti, tornano a casa, qui c'è un'espressione molto bella. Ci accontentiamo dell'emozione della messa, di una celebrazione, anche di questo momento. Ci accontentiamo di un momento emotivo, anche religioso, forte. Oppure invece guardiamo alla salvezza che il Signore opera nella nostra vita, una salvezza che ci fa agire trasformati lungo la vita. E questo penso sia interessante. L'altra è perché Gesù ci fa notare questo aspetto, perché di questi 10 solo uno torna. Vedete anche qui lo sguardo, Gesù guarda tutto, non condanna gli altri, si pone una domanda. Dove sono gli altri 10, no? È bellissimo anche questo, constatare qualcosa non è a volte condannare delle persone. E anche qui Gesù ci aiuta.
Questa persona torna a dire grazie. Io ho messo la frase Deruda, di Neruda, oh, sta un paese vicino all'Umbria, no? Neruda. Ritornò per il suo grazie, una sola parola, logora, ma che brilla come una vecchia moneta, grazie. Quanto è importante grazie nella vita. E vedete, qui una cosa importantissima che vorrei capissi anch'io insieme a voi. Gesù si accontenta delle semplici parole. Si accontenta del quando ti amo, Gesù, del ti voglio bene. Si accontenta di dire, Signore, scusami, ho sbagliato, Non l'ho fatto apposta, non volevo. Gesù, mi manchi. Gesù guarda queste parole, come ha notato il grazie, di quel lebbroso guarito, il grazie. Una persona grata, è una persona che vive la vita con gratitudine. E chi si accorge, che stamattina si è alzato, voi avete aperto le finestre di casa, e inizia il grazie. Le persone grate sono delle persone che, hanno un cuore larghissimo, ma bellissimo. Bellissimo, un cuore straordinario. I figli che sanno dire grazie ai genitori, il dono della vita. Non ci siamo svegliati, ieri sera siamo tornati a casa. Una persona amica che è guarita, un conoscente. Stiamo soffrendo. Signore, ti dico grazie perché questa sofferenza mi aiuta a capire delle cose. Faccio fatica a dirtelo, ma te lo dico. E l'altro aspetto, e vorrei arrivare un po' alla conclusione, se no dici, la fai lunga stamattina, cogliere due messaggi molto importanti. Il primo è quello della fede. Vedete, Gesù li guarisce, la tua fede ti ha salvato. Queste persone hanno gridato per fede, pensando che li potevano guarire, che potevano essere guariti da Gesù. E Gesù li manda da sacerdoti, dai sacerdoti, l'importanza della mediazione, anche dei sacerdoti criticati, erano dei farisei, degli scribi, Gesù li criticava, però li manda lì. Anche questo atteggiamento di Gesù, è bellissimo, però li manda lì perché c'è una mediazione. Dopo vi dico una battuta che diceva mio nonno, sui preti, è morto con l'immaginetta di San Pantaleone tra le mani, un comunista di quelli tosti, però poi quando il Signore l'ha chiamato a sé, e diceva ai preti, ma adesso ve la dico, li devi credere solo quando stanno sull'altare, diceva mio nonno. E ne diceva anche altre, sui preti. Però poi alla fine, vedete, cioè, alla fine lo troviamo in casa, che il Signore aveva chiamato a sé, una morte serena, però con l'immaginetta, non è importante cosa vediamo, ma come vediamo. Vedete come ritorna poi questo aspetto, perché poi la vita è ricca di sorprese. Andiamo avanti, andiamo avanti. Il messaggio quindi è quello della fede. E poi la seconda cosa, cioè dobbiamo chiedere, la mia fede è una fede da celebrazione o una fede di vita? Bellissimo, no? C'è chi si accontenta, no, siamo andati a messa e basta, abbiamo ascoltato stamattina sto poveraccio, no? E basta, no? È una fede di vita, una fede di vita. E infine, l'altro aspetto, l'importanza della gratitudine. Credo che siano un po' i due messaggi molto forti. Io su questo della gratitudine vi dico una cosa. A volte pensavo che i miei genitori non mi volessero bene quando ero ragazzo, ma papà forse non mi vuole bene. Però poi, quando è che matura la gratitudine vera? Quando tu sai e vedi il tuo papà che è uscito per andare a lavorare e sta lavorando per te, sta lavorando per la famiglia. Allora ti matura un senso, lo dico ai giovani, so che siete in tanti, saluto anche i cori di molti giovani che mi avete detto che mi seguite, che seguite non me, questo, non me, questa parola, anche io insieme seguiamo questa parola. Quando riusciamo a leggere, quello che non si vede. Quando riusciamo a leggere quello che non si vede, matura la gratitudine. Quando riusciamo a leggere che andiamo anche nella nostra cameretta e la mamma ci ha fatto il letto. Quando riusciamo a leggere questo, che è amore, mio amore silenzioso puro. Quando riusciamo a leggere questo,
matura la gratitudine. Quando ci alziamo la mattina o andiamo a dormire la sera, sì, nonostante tutto, sono ancora in vita. È gratitudine. E io vi auguro questo, vi auguro questo. Vado a due saluti importanti, però mi aveva detto perché stamattina Padre Enzo è qui, Perché mi ha detto, Padre Enzo, tu non leggi mai i nostri commenti, eh? Sto bene, Valenza forse sta in casa perché sai nella celletta, perché c'ha. No, siamo tranquilli, stiamo bene, ringraziamo il Signore, preghiamo per tutti quelli che soffrono davvero, chiediamo più spesso la conversione. Mi avevi detto, Padre Enzo, non ci saluti mai, Alessandro, Annalisa, Giuseppina, dice, non leggi mai tutti i commenti, allora una tantum, perché non è che possiamo stare qui, mentre vedo questi io devo leggere anche due belle, ci auguriamo buona giornata, brava gente, la preghiera per chi sta soffrendo in questo momento e anche la vostra preghiera io la porto tutta nel mio cuore e dal cuore mio, ecco, la porto nel cuore di Francesco, la porto nel cuore di Francesco, che il Signore vi sostenga davvero in maniera forte. E mi raccomando, tanta responsabilità. Saluto molti amici che so che il Signore li ha affernati. Angelo, mi raccomando. Saluto alcuni nostri frati, mi raccomando, forti. Saluto quelle famiglie che si sentono un po' spaventate. Dobbiamo stare sereni, sereni. La serenità è quello sguardo che ci permette di vedere le cose con lucidità. Passerà e passerà. Coraggio, stiamo attenti, non facciamo smargiassate, non gridiamo, perché peggioriamo solo la situazione. Voglio farvi però due saluti molto importanti, molto belli, due storie straordinarie. Intanto Walter Vetrone, eccomi qua, pensavo che mi dimenticassi. Papà Franco, e Francesca D'Amore, i genitori. Oggi è il compleanno del papà, 73 anni. Ogni bene, ogni bene. Tuo figlio ti vuole un gran bene. Vi vuole un gran bene. E la vostra vita è una grande testimonianza d'amore. Continuate così perché sono semi che non vanno mai persi, ma vanno nel terreno dell'umanità dei vostri figli. Antonella Calicchia, mi ha detto una cosa molto bella. Una storia. Un saluto al marito, ai tre figli, ai quattro nipotini. E mi ha scritto una cosa bellissima, dicendo che si è sposata giovanissima, 18 anni, 21 anni con due bellissime figlie. Dice: abbiamo sofferto, abbiamo attraversato tante traversie nella vita, però la forza era l'amore, tra me e mio marito. Straordinario, Ne abbiamo passate tante. Ma Dio ci ha sempre assistito. È bellissimo quando sappiamo che questa è la gratitudine della vita, questa è la gratitudine della vita. Chissà che la vita non ci riserva sempre cose belle, ma a volte delle bastonate, delle cadute, però leggere che Dio ci ha sempre assistito è straordinario. E vi auguro ogni bene davvero. Allora, tre commenti, seguiamo sempre quello che si vede. Buongiorno Padre Enzo, grazie per i messaggi. Ecco qua Lucia, Maria, buongiorno brava gente. Allora andiamo a lavorare, vediamo, beati quelli che ascoltano la parola del Signore e la mettono in pratica. Mio nonno non voleva sapere niente, è vero, è vero. Giuliana, buongiorno. Pina, ci avviamo verso la conclusione. Affidiamoci a San Francesco, affidiamoci a San Francesco e oggi anche un grande santo. Facciamo gli auguri a chi? Vediamo un po' chi è che scrive, a chi facciamo gli auguri oggi? Voi pensavate che io mi fossi dimenticato, Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano, vediamo un po' se siamo bravi con i calendari siamo bravi, che dite? Siamo bravi o no con i calendari? Voglio vedere. Oggi è una festa importante, generalmente la sera si mangia vino e castagne, o no? A me in convento c'è questa tradizione, un po' di vinello con delle castagnelle l'11, è il vinello novello si dice, o no? A me mi ricordo lo portava sempre il mio zio, anzi lo saluto, zio Lorenzo, zia Maria, saluto tutti gli zii, zia Rita, zia Rosetta, zia Gerardina, zia Angela e anche le zie che sono in paradiso. La famiglia di mamma era molto numerosa. Siete bellissime, non glielo ho detto mai, ma io lo voglio dire, siete bellissime.
San Martino, e oggi è San Martino da Tours. E anche qui, oltre al Vangelo che ci richiama la vita di Francesco, e concludiamo con il lebbroso, con i lebbrosi, anche questa immagine è una di San Martino. C'è un collegamento molto forte con San Francesco. Sapete, San Martino vede una persona, si spoglia del mantello, lo taglia a gliene dà metà. E una delle prime scene in Basilica Superiore è proprio il dono di un mantello che Francesco dona ad un povero. E credo che questa sia una delle cose più belle, cioè i gesti concreti della vita che riscaldano la vita degli altri. Terminiamo così. Buona giornata, auguri ai Martino. È una preghiera vicendevole, brava gente.